Allora, buongiorno da Italia Azzurro 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre. Oggi parliamo di questo aereo che ho alle mie spalle. È una tribanda 10, 15, 20 della Kushkra. È stata gettata durante questa ristrutturazione di una palazzina dal terzo piano a terra, quindi dal tetto. Si è fatto un volo minimo di 15 metri. Ed è atterrata decisamente male, quindi parecchi elementi piegati, contorti, e ho provveduto a restaurarlo. Vale la pena? Dunque, l'antenna l'ho vista in vendita su vari siti con prezzo variabile da 950 a 750 euro al momento, più le spese di spedizione. L'antenna, rimettendola a posto, mi sembra ben fatta. L'unica cosa era controllare le trappole, e metto sempre il link del video, che è l'elemento più delicato. Ha rotto quello, c'è ben poco da fare. Dico subito che trovare il materiale di ricambio, i pezzi sostitutivi, è quasi impossibile in Italia. È necessario ordinarli in America e quindi bisogna adottare qualche soluzione di ripiego. Dunque, vediamo subito cosa è stato fatto. Ok, iniziamo dal boom. Dunque, il boom era piegato in molti punti, in alcuni la piega è stato possibile recuperarla, si è fatto poi un rinforzo, in altri ho dovuto tagliare il tubo, infilare all'interno un tubo di rinforzo con diametro idoneo all'interno del tubo originario, tubo d'alluminio spessore 2 mm io ho aggiunto, poi ho rivettato per sicurezza, quasi non necessario il rivetto perché per infilarlo ho dovuto scaldare il tubo per aumentare il diametro. Queste erano le condizioni dei due spezzoni di tubo che praticamente ho tagliato, messe veramente bene. Ovviamente, avendo tagliato, ho ridotto la lunghezza del boom e quindi ho aggiunto per circa 15 cm di nuovo tubo, sempre tubo in alluminio, spessore 2, diametro esterno 35, che poi non è altro che il diametro interno di questo tubo. Le misure sono tutte in pollici e questo è un bel problema. L'elemento direttore, anche questo era piegato, ma è stato possibile raddrizzarlo, come il riflettore là dietro. Entrambi sono stati raddrizzati e rinforzati inserendo all'interno un tubo diametro, se non ricordo male, 25, sempre spessore 2. Le trappole, le varie trappole, sono stati realizzati tappi in PETG con la stampante 3D. Non è importante la tenuta per l'acqua, tanto ci sono i fori di scarico condensa nella parte bassa della trappola, servono solo per non far entrare insetti, e infatti erano prive di tappi e all'interno le trappole erano praticamente degli alveari. Ok, per aumentare la rigidità della struttura, visto che questo è un posto da noi che nevica tanto, solitamente qualche anno che fa cilecca, ho aggiunto questo elemento in alluminio, sempre viteria in inox, con due tiranti in PETG, che non è altro che il filo dei cespugliatori, diametro 3,5 mm. Ha un'ottima resistenza, ha
vari campi, a un ampio campo di temperatura, resiste ai raggi ultravioletti, quindi non ha problemi lasciata al sole. Io lo trovo molto pratico, lo uso sempre per i lavori quando devo realizzare un tirante o un elemento isolante. Ho sostituito tutte le parti finali degli elementi della Yagi utilizzando del materiale commerciale. Il problema è che si trova sempre materiale anodizzato e non è conduttivo, quindi bisogna passarlo un attimo con una spazzola per togliere la protezione che applicano, che più che altro ha una funzione estetica. Realizzati anche i tappi di chiusura e niente, non resta che provarla. A vederla così sembra un bel groviglio di cavi. Quindi in conclusione, vale la pena restaurarla? Allora, il materiale che ho utilizzato, grosso modo, sono stato sotto i 100 euro. Diciamo di sì, soprattutto perché ho anche migliorato la robustezza strutturale dell'antenna con i vari tiranti che ho aggiunto per i vari elementi della gara. Io direi di sì. Quindi 73 e buoni DX. Da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega.